Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Salve, soffro di un disturbo ossessivo-compulsivo, un disturbo psichiatrico per il quale si hanno pensieri, sentimenti, idee o comportamenti ripetitivi e non voluti. In altre parole, la mia vita è un continuo schema sistematico. Ma ieri ho rilevato una falla nel mio sistema. Quella mattina mi sono prontamente svegliato alle 6:45 nella mia casa a bordo del lago, come ogni mattina. Prima di uscire dalla camera da letto, ho fatto in modo di toccare il pomello della porta 3 volte. Devo, ne ho bisogno. Lungo le scale ho fatto in modo di non camminare sul penultimo gradino. Non posso e basta. Ho consumato la mia solita colazione fatta da toast, uova strapazzate e caffè nero. Non mangio nient'altro la mattina, sempre solo questi 3. Accendendo il mio iPad ho controllato i titoli delle notizie locali, come sempre, ma oggi mancava qualcosa. Non riuscivo più a toccarlo. Ho dimenticato qualcosa? Quella strana sensazione mi ha seguito fino in macchina. Uscendo mi sono accertato di chiudere a chiave la porta, per poi riaprirla e chiuderla di nuovo. Guidando per andare al lavoro non ho potuto fare a meno di pensare che una parte di me fosse mancante. Cosa ho tralasciato? Cosa avrei mai potuto tralasciare? Speravo che, mentre ero al lavoro, la sensazione sarebbe svanita col tempo. Non l'ha fatto. È stata con me per 12 ore di fila. Ho lasciato l'ufficio alle 18:45 circa per tornare a casa. Dopo circa 25 minuti di viaggio, mi sono fermato al semaforo rosso all'incrocio tra Marbury e Westway. Purtroppo, quando la luce rossa è diventata verde, non ho potuto fare a meno di sentire di nuovo quella strana sensazione. L'unica persona vicina era un uomo che guidava dietro di me. Ha suonato il clacson facendomi segno di partire, ma invece di avviare la macchina decido di abbassare il finestrino e fargli segno di passare. E così ho fatto. Sono rimasto seduto in macchina ancora fermo all'incrocio. C'è qualcosa di sbagliato. Cos'è che manca qui? Ho fatto in modo di toccare tutto nella mia macchina, sperando che potesse in qualche modo darmi una scintilla per ricordare. Ho toccato il cruscotto, i sedili in pelle, il freno e persino il tettuccio. Non è successo niente. Non sono riuscito a ricordare niente. Le mie mani tremavano mentre lentamente mi sono avviato verso casa. Non è giusto, non mi piace. Arrivato a casa ho parcheggiato la mia Mustang del 74 nel garage. Lavo sempre la macchina durante la settimana, mai nel fine settimana. Lavo solo le parti davanti e dietro della macchina, mai ai lati. Non importa quanto si sporchino, non le lavo mai i lati. Non posso e basta. Ma mentre lavavo, qualcos'altro sembrava mancare dalla mia routine quotidiana. No, non di nuovo. Prima le notizie, poi l'incrocio, ora questo. Finito con la macchina, sono tornato nel cortile dopo una corsetta leggera. Non cammino mai, né corro. Aprendo il capanno degli attrezzi, ho sentito di nuovo di avere mancato qualcosa del mio schema quotidiano. Ho urlato: «Non è giusto! Non è giusto! Non è giusto!» Sono rimasto lì, vicino al capannone, a guardare il lago. Sembrava che fosse sempre un ottimo calmante quando perdevo il controllo. Ma oggi tutto quello che volevo fare era dormire. Avevo bisogno di porre fine alla giornata. La mattina seguente mi sono svegliato alle 6:45. Ho toccato il pomello della porta 3 volte. Ho fatto in modo di non camminare sul penultimo gradino. Poi sono andato in cucina. Ho preparato i miei toast, uova strapazzate e caffè nero. Ho acceso il mio iPad, controllato le notizie locali. C'è qualcosa di mancante. Ancora. Il mio umore è peggiorato. Cosa potrei aver mai tralasciato? Ho iniziato a sentire la nausea. Uscendo di corsa di casa, ho velocemente chiuso, riaperto e richiuso la porta. Ho guidato fino al lavoro. Quando sono arrabbiato, tendo a svolgere più lavoro del normale, stranamente.
perciò ho provato almeno un po' di soddisfazione quando ho lasciato l'ufficio alle 18.45. Ho guidato velocemente a casa, molto velocemente. Cosa sto tralasciando? Ho guidato oltre il semaforo rosso tra Melbourne e Wesley. Andiamo, pensa! Pensa! Un uomo stava camminando nel bel mezzo dell'incrocio per andare dall'altra parte. Perché non riesco a ricordare? L'uomo ha voltato la testa e ha fatto appena in tempo a notare la mia Mustang che andava verso di lui a 85 miglia all'ora. L'avevo notato anch'io. Un'onda di terrore mi ha colpito mentre lo guardavo tuffarsi da un lato. Ho sterzato verso la sua stessa direzione. Si è sentito un rumore mentre schiacciavo l'uomo sotto il mio veicolo. Oddio! Saltato fuori dalla macchina, esitavo sul da farsi. L'uomo era lì per terra, sofferente in agonia, ed emetteva orrendi versi gutturali. Ho aperto il portabagaglio dell'auto e dopo aver preso l'uomo, urlante dal dolore in braccio, l'ho scramentato di forza dentro la macchina e ho guidato fino a casa. Arrivato al garage, ho lavato con cura il sangue dalla parte frontale e posteriore dell'auto. I lati non erano necessari. Dopo aver portato il corpo dell'uomo nel cortile esterno, mi sono diretto con una corsetta leggera al capanno degli attrezzi. Dentro vi erano le buste nere per la spazzatura, blocchi di cemento e un seghetto a mano. Dopo aver smembrato l'uomo, sono riuscito a far entrare tutti i pezzi insieme al blocco di cemento in una busta per la spazzatura. L'unica cosa rimasta da fare era buttarlo nel lago. La mattina seguente ho fatto in modo di svegliarmi alle 6.45 e toccare il pomello della porta 3 volte prima di saltare il penultimo gradino delle scale mentre andavo in cucina. Mentre mangiavo il mio toast, le uova strapazzate e il caffè nero, ho dato un'occhiata alle notizie locali sul mio iPad. La prima testata era: il killer della strada colpisce ancora. Sorrisi. È tutto tornato alla normalità.